Winterson, io non ho autorizzato un barbecue, ok? Namaste, io sono Eastbrave e bentornati ad un altro episodio della Lunga Guerra su XCOM Enemy Within, Long War e qualche altra piccola aggiunta. Vediamo di fare la missione. Possiamo aspettare anche un pochino in realtà. Non tantissimo, quindi andiamo a farla a sto punto. È una missione facile a Brasilia. E vediamo di andare con altre due nuove reclute, quindi vediamo di livellare e aumentare un po' la quantità di soldati che abbiamo a disposizione, oltre che aumentare la quantità di diari che vedo qua sotto nei commenti, che è sempre figo avere e leggere. Qua l'Africa è sempre più nera. Apriamo. Scusate il gioco di Le parole. autorità del Brasile hanno richiesto il nostro aiuto, perciò ci recheremo lì. Ok, e siamo nella Riceviamo una mappa trasmissione stretta che parla di e lunga. movimenti alieni in un grosso centro cittadino. Dovremmo recarci sul luogo e ripulire l'area al più presto. È una missione facile, quindi prevedo addirittura sectoidi, smilzi? Boh, non so esattamente che cosa aspettarmi. E vediamo un po'. Questa è la zona del cantiere, quindi sensore di Centrale, movimento. qui Big Sky. La squadra sta toccando terra. Attendiamo i Vedete, è vostri molto ordini. stretta perché è da Ricevuto qua Big Sky. fino a Vi qua la riceviamo mappa. perfettamente. Strike 1 ha luce verde per procedere. Bene che abbiamo un bel po' di coperture. I nostri primi alieni sono qua al limite. Quindi se io mi muovo qui con Alex, ne vediamo uno, ma non ci ha visto lui. E che cos'è? È un cercatore. Questo è uno smilzo. Si vede poco, ma facciamo così. C'è uno smilzo. No, sono tre smilzi. Non so dove ho visto il cercatore. Sono uno, due, tre smilzi che noi abbiamo visto per una frazione e loro non mi hanno visto. Quindi possiamo organizzarci mettendoci qua con Sierra. Gabe Green dovrebbe fare il suo lavoro. Forse è meglio metterlo al suo posto, ma va bene. Minsky lo muoviamo qui. Zetembe, muoviti qua. Signor Ted lo muoviamo qua. Signor Pala lo muoviamo. Se lo muovo qua attivo tutto probabilmente, quindi lo muoviamo qua. E il signor Belfo. Signor Belfanti, Belfo, lo muoviamo qua. Quindi adesso abbiamo una linea di visione da questa parte. Questi sono fluttuanti. E anche sectoidi abbiamo, ok. Sensore di movimento ancora. Ce ne abbiamo uno solo. Che non è. Non vedo zone che non posso raggiungere. Quindi è qua in fondo. È qua tipo. Ma no, dovrebbe essere qua. Tu ti muovi qua. Io vedo qualcosa ma lui non vede me. E poi ne abbiamo altri tre che sono da questa parte. Vedi un altro smilzo? Ok, questo smilzo qua lo vedi tu. Però non li stiamo attivando, quindi se Minsky vieni qua. Perfetto, adesso li vediamo. Come sei con il razzo direttamente? Ah, un po' agitata. Però 52 non è male come possibilità. Però sbagli. Arga. Zetembe c'ha un 81 che mi piace. Tra l'altro Zetembe c'ha il colpo incapacitante che potrebbe tornare utile. Casa Santa non va bene qua, quindi tu torni indietro. Gabe lo possiamo muovere al posto suo magari. Sierra lo muoviamo qui. Gabe 26. Muoviamo qua. Guardia, che è il tuo lavoro stare in guardia. Simo vieni qua. Sierra sta in guardia. Ted vieni qui. Tutti attorno alla ruspa. E chi fa una battuta su Salvini lo banno dal canale direttamente. Guardia, qua abbiamo una doppia reazione. Bravo Sierra.
Sei mosso due volte? No. 42% su Sierra. Non mi ho beccato. E vediamo il terzo. Il terzo sta cercando di aggirare. C'è Gabe Green con un 72%. Che fa un bel critico. Bravo Gabe, perché il tuo lavoro è fare proprio questo. Allora, Zetembe. Zetembe c'ha un 61. Vai. Oddio. Zetembe si sta dimostrando più forte di quello che mi aspettassi. Cioè, almeno finora ha colpito qualcosa. Ha fatto una percentuale migliore di sempre, praticamente. Chi uccide quello? Tu? 38. Lo scarso. Gabe, se lo muovo... No, Gabe lo mettiamo, lo teniamo in guardia. Tu c'hai un 42. Perfetto. Ok, primo pod è andato. Tu puoi venire qui. Questo è fermo lì. Belfo, vieni qua. E Simo, vieni qua. Sierra, vieni qua. Ok. 36, questi sono 3 secondi. Troppo Belfo non li ha colpiti. Cosa fate? Venite di qua? Bravissimi. 55 da Ted. Arg. Mancato. Allora, Zetembe c'ha una visuale addirittura. Mio Dio, Zetembe non sta sbagliando. Mio Dio. Forse è il soprannome che ti sta facendo gasare tantissimo. Tu vieni qua e stai in guardia. Abbiamo così tanta copertura alta che in realtà non mi sto neanche preoccupando più di tanto della missione. Tu c'è un 1%, stai in guardia. Simo, vieni da questa parte. Sierra, vieni qua. Minsk, stai fermo là, Ted, stai qua. Belfo, vieni qua. E guardia, guardia. Un sectoid è andato, adesso vediamo gli altri due. 14%, non funziona. Ci potrei provare. Zetembe non sbaglia mai. In questa missione Zetembe non sta sbagliando un colpo. Ah, pure il puntamento olografico, ottimo. Non va bene. Tu dovresti muoverti da qua. Lasciare il posto a Belfo, magari. Belfo, ti va di venire qua e uccidermi questo secroide? No. Tu puoi venire qua dentro? Oh oh. C'è un secroide che reagisce. Però non mi becca. Comunque sono tutti e due attaccati. Cosa interessante. Da qua non vedi nessuno, ma va bene. Tu vieni un po' più avanti. Mettiti in guardia. Tu resta qua, tu resta qua. Eccoli che arrivano. Questi sono altri fluttuanti. Mi sa che è arrivato il momento di lanciare un missile. No, Ted sta sbagliando tanto. Guardate Simo com'è qua. Sono tutti attaccati. Tentativo su Gabe Green, che però non ha effetto. Come sei con lanciarazzi? Non è visuale. Potresti colpirli, ma non è visuale da qua. Però se ti muovo qua. Ah, adesso c'hai la mira ridotta. 42? Proviamo 42. Top. 71, 51, 71, 36.
71 su questo o 71 su questo? Direi 71 su questo. Mio Dio, Zetembe. Puoi venire qua. Possiamo stordirli? Possiamo stordirli. Stordiamoli. Guardate cosa succede adesso. Vedete che lui è in guardia? Puff! Disorientato, adesso non è più in guardia. Tu hai solo una percentuale su questo, quindi provaci. No. Tu c'hai una granata. Vabbè, tu usa una granata qua. M1 lo eliminiamo. Questo non sta per esplodere, quindi va bene. Adesso c'è Kay, Gabe Green. Gabe Green c'ha un 63% di beccare questo. Però la tua posizione non mi piace per niente, perché sei in copertura bassa. C'è una copertura alta qua dietro. Becchi un 40% che ti manca. Sei piccolino, quindi va benissimo. Mi riesci a taggare? No, vabbè, 58. Mancato, però ci hai fatto il puntamento olografico. Tu c'hai 43 e 48. Potresti lanciare una granata anche tu. Questa è copertura alta, sì. Adesso c'hai 48, 43 e 23. Così me ne elimini uno. Perfetto, adesso manca questo che è mezzo morto e l'altro che è un po' più resistente. Tu potresti venire tipo qua. Qua. Fai la corsa in bagno. E c'hai un 67% su questo. Nope. Aia. Mi ha fregato perché non si è attivato lo specialista. Addio Simo. Aia. Ho fatto la mossa sbagliata. Eh sì, si vede. Abbiamo perso Simo. Abbiamo perso Simo. Un bel po' che non perdevamo un soldato, eh. Adesso riflettiamo. Allora, cavolo, l'ho fatto avanzare e non ha funzionato. Ottimo. Vedete, basta un attimo di distrazione e potete dire addio a un soldato. Certo che focus fire così facile. Ok, fuori uno. L'altro è là in fondo. E adesso abbiamo finito la missione. Un'altra vittoria. Bel lavoro, comandante. Bel lavoro, però abbiamo perso un'unità. Maledizione. Arg. Capita. Capita. Abbiamo perso purtroppo un assalto. Fortunatamente ne ho abbastanza di assalti. Però è un personaggio, insomma, che ha fatto comunque la sua storia. Il signor Moroder Pala. Peccato. Muore al grado di sergente con 6 missioni e 8 uccisioni. Peccato. Di contro, però, abbiamo Riccardo Belfanti che è diventato un assaltatore. Quindi potrebbe sostituirlo direttamente come assaltatore, oppure essere un altro fante. E Sierra Kay, che potrebbe diventare probabilmente un altro mitragliere. Che non hai fatto... Hai fatto un bel po' di... Hai fatto 2 uccisioni in una missione, quindi... Abbiamo fatto una in una. Quindi direi che Sierra Kay potrebbe diventare mitragliere.
E Riccardo potrebbe diventare quello che vuole in realtà, anche a caso se vuoi. Però abbiamo personalità. Cosa abbiamo guadagnato? Niente di che. Un po' di frammenti e robe varie, però abbiamo guadagnato 80 soldi. Ah, Ricordi, vi terremo d'angelo. peccato, peccato, peccato. Ne ho 231 adesso. Cosa facciamo con 231? Aspettiamo ancora per le armi. Sì, i laser avanzati sono oggi, quindi aspettiamo giusto un po'. Perfetto. Allora, abbiamo i laser avanzati che hanno tutta questa parte qua che se volete leggere. Alcune cose non sono ancora state tradotte purtroppo. Però abbiamo le armi. Tutte le armi laser adesso. Abbiamo il laser a diffusione, che è lo scatter laser, che sarebbe il fucile a pompa, diciamo, laser. La possibilità di mettere laser migliorati. Il fucile laser pesante, che corrisponde al fucile d'assalto pesante che avevamo prima, quindi è un po' più forte. Fa più danni, diciamo, di quello che abbiamo già. Il fucile laser da tiratore scelto. Il fucile di precisione laser. Il laser super pesante, che è l'arma dello Shiv. Il cannone laser, che invece è degli interceptor. E basta così per adesso. Continuiamo con xenoneurologia. Direi di sì. Facciamo questa. Facciamo la roba Ringrazio i suoi storia, sforzi nel diciamo. sostenere i ricercatori, comandante. Ho già messo le nuove reclute al lavoro nel laboratorio. Allora, intanto vediamo in fonderia cosa costa fare il laser migliorato. Costa 40 leghe. Delle migliorie per tali armi. 150, 40 leghe, che sono tutte le leghe che ho. No, non sono tutte le leghe che ho, sono metà delle leghe che ho. E 15 frammenti d'arma che mi mancano un po'. Potrei farlo. Però mi sa che prima devo costruire laser, se no è inutile. Allora, laser super pesante lo facciamo per lo shiv. Facciamo un canale laser? Facciamo un canale laser? O facciamo le robe per le missioni? Fucile di precisione costa 47. Più un laser a diffusione che costa 47 sono 94. Più un solo? 94 più un so, sì, potremmo fare 1, 1 e 1. Quindi facciamo o facciamo un fucile da tiratore scelto, anziché fare il fucile di precisione. Facciamo un fucile di precisione. Facciamo un laser a diffusione e facciamo un so, che avremo pronti tra 12 giorni. Abbiamo finito i soldi adesso. Però abbiamo nuovo materiale laser che arriva. Lo Shiv è pronto. Il laser super pesante ce l'abbiamo tra 13 giorni, che è il prossimo mese. Abbiamo nuovi intercettori. E Comandante, il consiglio richiede un collegamento diretto su un canale sicuro. abbiamo. Ahaha! 247 alla faccia. Abbiamo una nuova missione che affronteremo nel prossimo episodio, che è il disinnesco della bomba. Secondo i rapporti di diversi testimoni oculari, un quartiere di una grossa città del Sudafrica è sede di misteriose attività aliene. Dobbiamo ancora determinare quali siano gli scopi, i loro scopi, ma bisogna considerare tutte le incursioni segnalate come gravi minacce. Centrale vi fornirà ulteriori informazioni quando le truppe arriveranno sul luogo. Questi 247 li metteremo o per prendere la possibilità di avere i capitani, oppure per finire con queste cose cioè per potenziare le armi a laser, che potrebbe anche essere. Ed è una missione che Siamo andremo a fare, sicuri di tenere ovviamente. questa faccenda. Come Quindi, scherzi? giocano con noi. Abbiamo bisogno di una squadra forte sto giro. Quindi non c'è spazio per altre cose. Vedendo un attimo, i nostri luogotenenti, uno è Nick, uno è Nathan e uno è pezzo grosso, quindi nessuno dei tre possiamo portarlo. Possiamo portarli. Portiamo due fanti? Sono tentato di portare due fanti. Van Dorn è qua, dov'è Friendly? Friendly è ancora qua? Sì, Friendly è ancora, per 2 ore è ancora ferito. Sono 2 ore. Qua abbiamo 8 ore. Friendly è tornato. Sala strategica non richiesta dalla Francia.
Ok, adesso abbiamo il tempo minimo. Che richiesta abbiamo dalla Francia? Tanto non lo possiamo soddisfare. Questa ci dà 2 ingegneri per 10 ricercatori. Questa la facciamo. Questo è un satellite in India. Cadavere di Smith, ce ne manca uno. Così abbiamo almeno qualcosina in più. Finanze dell'XCOM, come siamo? Più 166 non è granché, eh? 3 vendere le fonti aliene sono 6x4, 24, 240 sono. Sto pensando se conviene fare qualcosa. Abbiamo un po' di cadaveri di fluttuanti che però non do via, perché magari troviamo qualche missione, qualche richiesta per poterli vendere. Però prima dovremmo ricercarli. Operazioni segrete. Abbiamo l'operazione segreta in corso qua in Egitto. E tra quanto ce l'abbiamo, tra l'altro? Tra 3 giorni. Ok. È un satellite tra 4. Il collegamento satellitare tra 2. Se non orologia prima di fine mese. Quindi stamattina bene. Sono arrivati i nuovi ingegneri. Abbiamo 28 comandante. Ingegneri. Siamo sempre lieti di ricevere altra mano d'opera. Come siamo in hangar a proposito? Abbiamo 2-2 più un altro pronto tra 7 ore e un altro pronto tra un giorno. Quindi abbiamo un po' di gente. Tra l'altro faccio notare che abbiamo un luogotenente qua e 3 field officer, di ufficiali di campo. Qua abbiamo 2 e un capitano e un altro ancora. Quindi forse questo tra 9 giorni però è disponibile. Facciamo uno scambio, ti do Dutch, lo portiamo qua. E Tripper lo portiamo qua. Così abbiamo 2 logotenenti, 2 field officer. Qua abbiamo 2 logotenenti, un capitano e 2 field officer. Ci può stare. Ok. E quindi per questa missione abbiamo 0 ore tra l'altro a disposizione, non so se avete visto. Quindi andiamo adesso. Giocano con noi Freak Friendly e Van Dorn. Abbiamo mitragliere medico. E adesso mancano gli altri 6. Che saranno? Alexis. Dwight Godzilla. Thunder Godzilla. Yuga. Lapo. Che è il nostro pesante migliore, tra l'altro. Pesante, fante, ingegnere, mitragliere, medico. Ci manca un assalto, uno scout. Portiamo Marco Frate, rotta piombo. Portiamo Scythe. Scout, assalto, medico, mitragliere, ingegnere, fante. Portiamo Senape. Portiamo Senape. Avremo l'esordio di Senape. Senape! Abbiamo l'esordio di Senape col cannone, il sensore di movimento? Allora, sensore di movimento ne servono almeno 2, credo, in questa missione. Cosa gli portiamo? Hai 70 di mira, cioè il modulo di soppressione avanzato. Quindi hai soppressione area pericolosa. E le munizioni esplosive? Direi di sì. Portiamo Senape che farà un bel po' di soppressione. Abbiamo uno scout, ovviamente, a cui possiamo dare aggressione, scanner militare o stanatore. Sinceramente non mi ricordo che cosa ti abbia dato. Però mi sa che ti darò aggressione. Ti do aggressione, corazza. Abbiamo una corazza in meno anche, devo ricordarmi, quindi il cecchino non prende. Abbiamo un cecchino? Non ho un cecchino. Ok. Allora, tu quello, poi che cosa abbiamo? Fucile a pompa, il scanner e il 79 di mira. Potrei darti anche il fucile da tiratore scelto, visto che è ranger.
Vediamo, un fucile tiratore scelto. Quindi Sea Circle diventa un pochino diversa adesso. Aggressione però è... Beh, aggressione potrebbe funzionare, nel senso che... Abilità. Aggressione è 10% di probabilità di critico per ogni nemico in vista, col 30%. Gli alieni invisibili tramite la visuale di squadra non sono conteggiati, ok, quindi non vale quella cosa là. Quindi niente, ti metto di nuovo il... pensavo sinergizzasse, ma invece non è così. Quindi fucile a pompa, assessore di movimento, granata. O questo. Granata. Granata. Ok, quindi due assessori di movimento. Tu, corazza, fucile a pompa, pistola, granata. Divento medikit. Il nostro salto col medikit secondario, e anche lui c'ha ranger. Tu sei già a posto così. Sono tentato di darti il fucile laser. No, fucile laser lo dobbiamo dare a Yuga, mi sa. Ha 86 di mira, corazza, il resto dovrebbe andare bene così. Mirino laser, puoi darti anche lo scope, così hai 92 di... Tu hai opportunista e fuoco in copertura, quindi diamoti lo scope. Tu ovviamente sei quello che con un bel po' di casino. Stabilità, giusto, questa cosa qua non ce l'ha, non lo so ancora che cosa vuoi. Colpi sparati senza muoversi aumentano del 10% la mira e del 10% il critico. Inoltre il 10% la mira nel caso di lanciarazzi. Ti do i colpi trituratori. Perché tu hai le testate hit che sono con i razzi. Hai il lanciarazzi, hai il fuoco in buca. Ti faccio anche i colpi trituratori che ti dà un altro... Ti dà un altro razzo ancora. Quindi adesso dovresti avere 4 razzi in tutto. Ok, 1, 2, quello di base più quest'altro nuovo. Quindi dovresti sparare in continuazione un sacco di roba. Mitragliatrice, conferisce più 3 la mobilità. Se ti metto la mitragliatrice non spari, però spari con lanciarazzi praticamente. Però ti muovi di 14. Ti metto il fucile d'assalto, ti muovi di 11, che non è male comunque. C'è un bel po' di movimento l'apo. E poi abbiamo il nostro ingegnere, diamo questo, diamo fucile d'assalto pesante e le granate. Tanto tu hai testate hit, funziona come funziona su di te. I nostri razzi e granate infliggono il DG, ok, quindi anche tu hai le testate hit, quindi se troviamo roba meccanica siamo straforti. E la pistola la diamo, pistola laser, a chi la diamo? E soprattutto, chi è che non ha l'armatura? In questo caso non ce l'ha lui. Chi è che sarà più indietro di tutti? Probabilmente l'apo. Quindi l'apo lo mettiamo con l'armatura normale e questa la diamo a Van Dorn. Teletrice leggera, tu devi sparare tanto. Colpi trituratori, abbiamo un sacco di gente che spara e anche bene sto giro. Tra l'altro tu stai per diventare tenente e anche tu sei abbastanza vicino in realtà. Ok, quindi questa sarà la nostra squadra e vedremo di affrontare la prossima missione nel prossimo episodio della lunga guerra su XCOM Enemy Within con la mod Long War. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.